Buongiorno a tutti e bentornati sul canale Tutti a Tavola con Laura. Oggi prepariamo un antipasto con la melanzana, quindi seguite tutti i passaggi e gli ingredienti, il dosaggio e i tempi di cottura li trovate sotto nella descrizione del video. Ma adesso non abbandonatemi perché sbucciamo e affettiamo la melanzana e poi andiamo a grigliarla per procedere con il resto della ricetta. Iniziamo la nostra ricetta mettendo a scaldare la bistecchiera con un filo d'olio. Ho tagliato le melanzane a fette sottili, qualche millimetro, e adesso procediamo alla grigliatura. Qualche minuto da una parte e qualche minuto dall'altra e le melanzane sono pronte. È ora di girarle. Aggiungiamo un filo d'olio e un pochino di sale. E proseguiamo così per tutte le nostre melanzane. Siamo a buon punto, le nostre melanzane stanno terminando la cottura. Nel frattempo, mentre loro finiscono di cuocere, ci spostiamo al bancone per preparare un'altra parte della ricetta. Mentre le melanzane terminano la cottura ai fornelli, io preparo un intruglio con la menta tagliata a pezzettini fine. Olio che ho aromatizzato all'aglio semplicemente facendo macerare per una quindicina di giorni l'aglio nell'olio, filtrandolo viene fuori questo olio saporito, leggero e non indigesto, ma con un buon saporino di aglio. Aggiungiamo la menta. E un po' di sale. Giriamo con un cucchiaino e lasciamo insaporire il tutto perché ci servirà dopo. Terminata la cottura delle melanzane, a questo punto ci spostiamo al bancone per procedere con la farcitura. In un piatto adesso lavoriamo bene la ricotta fino a farla diventare una crema, in questo modo. Dopodiché aggiungiamo sempre il mio olio all'aglio, o in alternativa anche l'olio normale, ovviamente l'aglio glielo aggiungete a parte se vi piace. Sale dei grissini, in questo caso al sesamo, che ho spezzettato un po' grosso, amalgamiamo e per aromatizzare bene il tutto aggiungiamo dell'erba cipollina fresca, in alternativa ovviamente anche quella secca, menta, timo fresco del mio orto e un rametto di maggiorana. Tritiamo bene con una forbice, facciamo prima, e aggiungiamo tutto al nostro composto. E adesso siamo pronti per farcire le nostre belle fettone di melanzane.
prendiamo un cucchiaio del nostro impasto, lo mettiamo a metà e componiamo un fagottino chiuso da un simpatico stuzzicadenti. Procediamo così per tutti i nostri fagottini, per tutte le nostre melanzane. Io ho tenuto ovviamente le fette più belle, le fette più grosse. Quelle più piccole, quelle che non sono venute bene, non si sprecano. Vengono condite semplicemente con olio e menta che abbiamo fatto prima. E procediamo con i fagottini. Ci siamo, i nostri fagottini freddi di melanzana sono pronti. L'ultima passata è mettere una bella spennellata di olio aromatizzato alla menta. Così. E per finire ancora un pochino di granella di grissino. Ed ecco qui i miei fagottini di melanzana ripieni di ricotta e profumati con le mie fantastiche erbe aromatiche, che in alternativa potete sostituire con quelle secche. Se il video e la ricetta vi sono piaciuti, vi invito a condividerle e a iscrivervi gratuitamente al mio canale e ad attivare la campanella per non perdere le ultime ricette. E adesso, tutti a tavola con Laura!